quarantena si cambia con il booster, non è più necessaria il super pass anche sui bus, slitta l'obbligo sul lavoro, quarantena azzerata ai vaccinati da meno di 4 mesi e a quelli con dose booster, estensione del super green pass quasi ovunque per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago, oltre a prezzi calmierati per le mascherine FFP2 negli stadi, torna la capienza al 50%, questo nell'ultimo decreto anti-Covid. Intanto in Abruzzo, secondo una circolare dell'assessorato regionale alla sanità, non servirà la conferma del tampone antigenico positivo con il tampone molecolare. Intanto anche oggi file e code davanti alle farmacie. Diciamo che ci sono lunghe file per i tamponi in varie farmacie anche di Pescara. Siamo stati prima alla farmacia Sebastiani con il dottor Stefano, diverse le persone in fila, anche qui nella farmacia della dottoressa Roberta D'Ottavio che ho davanti a me. Ecco, io vorrei che però lei spiegasse ai cittadini che cosa è cambiato da ieri in materia di tamponi antigenici. Sì, allora da ieri è uscita una nuova circolare. Per cui il paziente che risulta positivo al tampone antigenico rapido viene subito messo nella piattaforma e quindi da quel momento in poi è ufficialmente segnalato alle autorità competenti alla ASL. Quindi in questo modo non c'è più bisogno che si venga chiamati per fare un tampone molecolare per avere la conferma e quindi per iniziare la quarantena e l'isolamento. E per cui da quel momento in poi già è ufficiale la positività e quindi la quarantena. Si verrà chiamati soltanto per fare la conferma del tampone molecolare per attestare poi la guarigione. Ecco, questo un po' per sgravare il lavoro dei laboratori che immagino è ingente in questo periodo, come d'altronde per voi farmacisti. Eh sì, perché comunque in quel modo non c'è bisogno di fare due molecolari. Però ne basta soltanto uno per confermare se il soggetto oramai è guarito. Dottoressa, si parla tanto di tamponi antigenici e di efficacia. Cosa ci può dire? Oramai ci sono questi tamponi antigenici rapidi che noi facciamo regolarmente e in grande quantità, per cui sono arrivati anche a quelli di nuova generazione, e che sono molto più attendibili rispetto a prima e quindi adesso sono sia molto più specifici e quindi molto più sensibili, tant'è vero che questi adesso generano proprio il Green Pass quando l'esito è negativo. C'è corsa ai tamponi in quest'ultimo periodo, immagino? Tantissima, sì, molte persone sia per le festività, quindi per stare insieme con i familiari o amici, però anche per il numero dei positivi che adesso sta aumentando molto. Lei che ha il polso della situazione, quanti positivi all'incirca ha visto nel corso di questi periodi? C'è stato un incremento dei positivi? Sì, c'è stato un incremento, adesso un 10% delle persone che vengono a fare il tampone spesso hanno questa percentuale qui, una media le sto dicendo. Quindi ricapitoliamo, diciamo ai cittadini, fare il tampone antigenico, se sì. Si risulta positivi non c'è più bisogno del molecolare. Si devono mettere subito in quarantena perché quello adesso è ufficiale.